Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Io sono Simona e questo è il video applicazione di un prodotto che è uscito da 2 giorni e ha già scatenato il putiferio. È l'ultimo prodotto per la base di Nabla. Sto parlando dello Skin Realist. Questo prodotto ha un costo extra sconto di 30 euro, ma in questo momento diversi rivenditori hanno lo sconto del 20% in atto. Io l'ho acquistato da Pinalli con il codice PIN20 con lo sconto del 20% e vi ricordo, come ho già detto su Instagram, che su Pinalli le spese di spedizione sono gratis già da 25 euro. Allora, è un prodotto che promette di rimpolpare e fare un effetto lifting già dalla prima applicazione, di migliorare la texture della pelle dopo 4 settimane di utilizzo, di idratare maggiormente la pelle, e è un prodotto non comedogenico e indicato per tutti i tipi di pelle. Allora, purtroppo non ci sono le indicazioni in italiano, qui troviamo soltanto inglese e francese. Neanche all'interno della scatola esterna del packaging secondario. Io speravo che ci fosse qualcosa in italiano lì, non tanto per me, non per me, ma per tutte quelle persone che veramente non hanno idea di che cosa ci sia scritto qui. No, non c'è scritto da nessuna parte. Però è pur vero che nei giorni precedenti su Instagram Nabla nelle storie ha inserito la traduzione delle storie in inglese anche in italiano. Quindi. Allora, warning importantissimo, questo non è un fondotinta, è descritto come tinted balm, cioè un balsamo colorato, una crema colorata, ragazze. Quindi, visto che si è già scatenato un putiferio tremendo, se volete un prodotto, io non l'ho ancora provato, ma non devo essere Einstein per sapere che se volete un prodotto coprente non dovete comprare questo. Piuttosto comprate sempre di Nabla il close up che io ho utilizzato, è finito, vi posso dire che è un ottimo prodotto, ma è una cosa completamente diversa. Quello è un fondotinta, questo è un balsamo colorato e quindi noi lo tratteremo in questo modo. Ci aspetteremo non una coprenza eccessiva, ci aspetteremo un effetto luminoso, ma ovviamente non un effetto cotoletta. Io ho la colorazione 2 Light e è consigliato di applicarlo con le mani, quindi andrò ad applicarlo con le mani. Ve lo hanno detto in tutti i video, è un contenitore airless, quindi man mano che si utilizza sale l'indicatore, il livello di quantità del prodotto. È una quantità di 48 ml, quindi di più dei classici 30 di un fondotinta, è più vicino ad una crema idratante e tra le varie indicazioni che dà Nabla c'è quella di poterlo utilizzare come ultimo step della skincare, qualora l'ultimo step della skincare fosse praticamente il primo passo verso il make-up, ma non è un fondotinta. Allora, iniziamo. Ne metto un po' sulle dita, come vedete. Ok, partiamo con questo. Questa è la colorazione da massaggiare sul viso. Come vedete, io qui ho un brufoletto che stamattina è venuto a farmi visita. Non l'ho coperto con il correttore, così ci rendiamo conto, ma sicuramente non me lo andrà a coprire totalmente. Ok, va bene, procediamo. Io vedo subito una bella luminosità, non un effetto fritto misto, ma una bella luminosità. Vedete la differenza fra questa parte e questa parte in cui l'ho applicato. Il brufolo non l'ha coperto, però lo ha molto attenuato, quindi comunque ha un effetto uniformante. Non vedo neanche un particolare stacco con il collo, ma comunque facciamo così.
Quindi questa è l'unica zona del viso in cui l'ho applicato. È molto leggero, non è appiccicoso. È molto piacevole da massaggiare sul viso. È molto morbido. Si assorbe proprio bene come fosse una crema. Ed è molto sottile come texture. E secondo me migliora. Migliora. Ragazzi, io l'effetto fritto misto non lo vedo. Vedo un effetto luminoso, sì, ma come se fosse un effetto naturale. Non, scusate se adesso le occhiaie sembrano grigie. Sopra avevo messo il correttore di Clio che vi confermo, è veramente troppo spesso, quindi va applicato rigorosamente con una spugnetta bagnata e quindi adesso il contrasto con il viso sembra che io abbia le occhiaie grigie, ma vabbè, poi quello in qualche modo lo aggiusto. Quello che mi premeva è farvi vedere. Allora, provo a prenderne ancora una puntina proprio piccolissima, lo vado a mettere qui. Mi piace molto la texture. Perché davvero una crema idratante che però non è pesante. L'effetto mi piace. Comunque mi ha uniformato l'incarnato. E mi ha dato questa bella luminosità molto naturale su di me. Ho visto anche le storie della Simo ieri e anche su di lei è assolutamente un effetto così, un luminoso ma discreto, niente di esagerato. Molto molto bello. Però adesso vediamo che cosa succede nel corso delle ore. Allora, ragazze, questo è il prodotto con luce naturale. Ho spento la ring light e questo è il risultato, così che possiate rendervi conto. Quindi si vede ancora che qui è un brufolino, ma a me non interessa, anche perché, come vi ripeto già da diverso tempo, non cerco più fondotinta tipo gesso. Ormai alla mia età cerco qualcosa che mi dia una bella luminosità, che sia idratante. E che non mi segni. Quindi questo non sono neanche così tanto vicina alla finestra, però questo è il risultato. E vi dico, secondo me, se volete un prodotto leggero, soprattutto adesso che andiamo verso la bella stagione, a me non sembra niente male. Sempre luce naturale, un po' buio, eh? Devo accendere la ring light adesso. Comunque è passata mezz'ora, è tutto uguale. Io nel frattempo, come vedete, mi sto truccando, però è tutto uguale. Eccoci qua. Allora, questo è il risultato dopo più di 2 ore. Che cosa ho aggiunto sul viso? Ho aggiunto 3 prodotti, uno in crema, due lì. Uno in stick e uno liquido. Non volevo in nessun modo mettere polveri su questa faccia, escluso ovviamente gli occhi, ma tanto il fondotinta sulla palpebra non lo metto. Non ho appunto quindi settato in nessun modo. Qui vedete molto glow, ma questo glow è dato dal blushing stick che ho utilizzato e dall'illuminante. Quindi tolta questa piccola zona, ragazze, tutto il resto è il fondotinta applicato più di 2 ore fa. Infatti, come vedete, c'è sempre il brufolo qui che comunque si vede.
E io nel frattempo ho pranzato, steso il bucato, sistemato casa. Attaccato la lavastoviglie, insomma, ho fatto un pochino di cosine, mi sono lavata i denti, ovviamente avendo cura di non spattacciarmi il dentifricio sul viso. E quindi questo è il risultato dopo 2 ore. Prime impressioni, in parte credo di averle già dette prima. È sicuramente un prodotto leggero, leggero, leggero. Perciò se avete tanti rossori, tante imperfezioni, è un prodotto leggero. Perciò se avete tante discromie, tanti rossori, tante imperfezioni, tanti brufoli, non è questo il prodotto che fa per voi. Se avete la pelle grassa, io non so come si possa comportare. Sicuramente però quello che io non vedo sul mio viso è quell'effetto super lucido che si vede in tutte le presentazioni, ma anche in alcuni video che ho visto su YouTube, perché secondo me in parte dipende e dalla pelle che indossava il fondotinta e dalle luci super sparate, perché altrimenti non me lo spiego. Io su di me quell'unto e quel lucido che effettivamente anch'io ho visto, assolutamente io non ce l'ho. Ho un effetto sì, molto luminoso, molto radioso, ho un bel effetto uniformante, ma niente di quello che ho visto in giro. Quindi tenete conto di questo. Che tipo di pelle ho? Non ho la pelle grassa, non ho la pelle secca, ho una pelle normale che qualche volta si lucida, prevalentemente qui e qui sul naso. Però andando avanti con l'età questa cosa mi succede sempre meno, quindi diciamo che ho una pelle normale. Vi ricordo di aver preso la colorazione 2 perché essendo un prodotto molto leggero si sfuma tantissimo poi sulla pelle e non lascia stacchi di colore. La 1 mi sembrava effettivamente un po' troppo chiara, invece questo, cioè, sembra che io non abbia messo nulla, magari avessi la pelle così, no. Sembra che io non abbia messo nulla, non vedo stacchi, mi ha veramente molto molto bene uniformato il viso. Allora, questa è una prima impressione, perché l'ho utilizzato oggi per la prima volta, perciò poi ci aggiorneremo più avanti. L'ho applicato appunto da più di 2 ore e io per ora posso ritenermi soddisfatta. Non va a sostituire la crema viso, perché non è un esclusivo prodotto di skincare, sì, è un prodotto che con l'andare del tempo può apportare dei miglioramenti alla grana della pelle, sì, certo, così dichiara il brand, ma non è un prodotto da tenere in bagno, è comunque un prodotto di make-up, un make-up leggero, eccetera, eccetera. Non mi voglio ripetere. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come vi sembra su di me. Ricordate che qui ho messo blush, glow e illuminante, però purtroppo ho delle cose da fare, devo uscire e quindi mi devo portare avanti col lavoro. Se ci fossero delle segnalazioni particolari sul comportamento del fondotinta, ve lo scriverò o nell'info box o ve lo dirò su Instagram. Per il momento questo è tutto. Per i prodotti che ho usato come blush illuminante e anche come lacca lucida sulle labbra, ci aggiorniamo altrove. Io vi mando un caro abbraccio. Se questo video lo avete ritenuto utile, vi chiedo di lasciarmi un like e se non siete ancora iscritti e vi va di farlo, di iscrivervi al canale. Come sempre, ci sentiamo nei commenti. Io per ora vi saluto e vi mando un grande bacio. Ciao!